Adesso lo so che mi mettete tutti a ridere, tu già stai ridendo, l'ho pagata 500 euro. Apriamo, vediamo, abbiamo la scoperta. E adesso ci ragazzi, che sono subito, ci siamo in un nuovissimo video. Oggi siamo qui in compagnia di Winnie the Pooh, il cavolfiore, mia madre e la nostra carissima scatola misteriosa. Allora, ho ordinato questa scatola da eBay perché voi dovete sapere che c'è gente che vende delle scatole misteriose. Allora, questa scatola dalla foto sembrava grande così, è grande quanto la mia testa. Adesso lo so che mi mettete tutti a ridere, tu già stai ridendo, l'ho pagata 500 euro. Cosa? Io l'ho pagata 500 euro e non so minimamente il contenuto. Allora, secondo me questa è la truffa più brutta che abbia mai ricevuto e mi hanno truffato tantissimo. Questa è una nota di forbici, dignità, portafoglio vuoto. E iniziamo col video. Oggi l'ospite speciale invece è questo carciofo che ho comprato all'IKEA. E a proposito di IKEA, cliccate le schede finali che c'è un video di IKEA, assolutamente vederlo. E oggi sarà qui come ospite speciale perché ci dirà lui cosa c'è in questa scatola, se è una cosa bella o una cosa brutta. Secondo me qualcosa di costoso c'è. Allora, prendiamo questo scotch osceno. A parte che sono molto schifata, perché ho veramente paura di beccarmi 500 malattie con toccando questa scatola. Non vorrei tagliare dentro. Ok, intravedo una cosa blu, ok. Ok, allora, ragazzi, io ho già visto delle cose oscene, però voglio... poi ancora non ho visto niente. Allora, la prima cosa che è qui è questo coso che sinceramente non so che cos'è, se non olala Bijou Brigé. Che è Bijou Brigé? Ma è dei gioielli. Questo deve fare un gioiello. Per mettere dentro i gioielli. Puzza di plastica. Cosa? È di copri iPad. Dentro c'è l'iPad? Vediamo? No, è mio. Ehi! 500 euro proprio per questo. Non so perché mi viene da ridere, perché ho buttato 500 euro per questo coso. Poi vediamo. Broccolo, mi servi tu. È un broccolo. Ok. Guarda qui dentro. C'è qualcosa di utile? No, non c'è niente. Ha detto anche il broccolo. Vediamo. Questo, ragazzi, mi fa proprio schifo toccarlo perché è lercio. Che cos'è? Cos'è? Che schifo, mamma, ti giuro. È l'ercio. Non ho trovato nei secchioni. Che cos'è? Funzioni. Il coso per spruzzare. Aria. Come si apre? Ma dai bagni pubblici la che non schifo. Sarà stata dentro anche il bagno pubblico. No, voglio capire se. No, ti prego. Che schifo. No, raga, veramente. Che ansia. No, non lo voglio. Questi dentro costano $1000. Rimangono là. Allora, vediamo. Mamma mia, ragazzi, quanta roba utile. Un paio di calzini con un gatto con l'etichetta. Almeno questi qua sono nuovi. Carini. Made in P puntato R puntato C. Che nazione è? Quell'albero magique. Penso che sia infestato. No, raga, che schifo. Ma che è? Ma che... Boh, raga, io non li metterò mai questi cosi. Io li butto. Raga, dai, santo padre. Cioè, vai, sto facendo un calcolo. Il copripad costerà 5 euro. Questi 3. E quel coso sporco, non so da dove l'hanno raccattato. Prima costava pure, adesso fa proprio schifo. Allora, raga, qua ci sono due scatole, ok? Ci sono due scatole che secondo me o è vero oppure truffata. Perché ci sono due scatole, ragazzi, che adesso vi farò vedere. Allora, innanzitutto però sopra io lo prendo con le forbici perché questo mi fa veramente schifo. Cioè, c'è una carta, c'è una carta igienica. Usando. Ok, questa la mettiamo qua. Ah, ecco, allora quello viene dal bagno pubblico. È vero il collegamento. Allora qua, ragazzi, sono due cose. Ah, ce n'è un'altra. Questo yo-yo. Carino. Questo è carino. Certo, un po' da disinfettare. Un euro. Grande, grande valore. Allora qui c'è. Ah! Ce l'ho! Che peccato! Ce l'ho pure! Allora, raga, il peso a me non mi sembra che c'è qualcosa.
Oh, però, raga, intanto c'è una scatola. C'è un'altra scatola, che figata. Vabbè, lo rivendi quello. Grande, guarda, non c'è niente. Grazie, troppo gentile. Cioè, ragazza, gente, però li puoi nemmeno denunciare per truffa, perché tu, stupido, le vai pure a comprare queste cose. Ma perché non comprare pure te una scatola così e la rivendi a $500? Certo, ci metto dentro tutti i miei calzini. Allora, poi qua c'è un'altra cosa che è l'ultima di questa scatola, valore 500 euro. Una sola cosa, che secondo me è l'unica di valore. Che banco d'atto. Ah! Però, iPhone 5. Oh! Un iPhone 5. Questo pesa. Allora, le cose sono due. O c'è un mattone, o un sasso, molto probabile. Oppure ha messo qualcosa veramente, perché sennò 500 euro... Che cazzarola c'è da 500 euro? Ci ho perso tantissimo. Allora, apriamo, vediamo, alla scoperta. Oh mio Dio, c'è davvero! Oddio, aspetta, è pieno di impronte, Questo coso è pieno di impronte. Però, raga, eccolo. Aspetta, proviamo ad accenderlo. Se si accende pure. Ti prego, dimmi. Raga, io non lo voglio togliere la scatola perché fa veramente schifo. Si accende o no? Vediamo. Non si accende. Ma non c'è il caricatore? Va meno? No, non si accende. Guardate. C'è sta pellicola orribile. Vi giuro, raga, è l'ercia. È l'ercia. È più sporca di me sta cosa, che non mi lavo da 8 anni. Cioè, guarda, che schifo. Senti, lavati pure le mani. Certo che me ne lavo, guarda che schifo, ragazzi. Dentro la scatola. Qua c'è una SIM. Ah, americana. Non so. Americana. È una SIM. America. Cioè, raga, la scatola è vuota adesso, cioè è finito. Qua sotto c'è la mia dignità schiacciata. C'è questa scatola di questo iPhone con questo telefono, che a me fa pure schifo toccarlo, che è rotto e basta. Ragazzi, che dire, questo video è finito. Aspetta. Dentro queste scatole, figuratevi se c'era qualcosa che veramente valeva qualcosa, se non queste scatole, che posso rivendere le sue belle a 5 euro. E boh, cioè, ragazzi, tutte vuote, tutte. Morale della favola, non comprate queste scatole. Io ovviamente ho fatto questo acquisto per poi farci un video sopra. Io ho speso 500 euro per questa scatola. Non li riavrò mai più indietro. Però questa è una grande idea, ragazzi. Cominciate a fare così, cominciate anche voi a truffare. No, ovviamente scherzo, ragazzi, non fate questa cosa, perché è veramente una cosa penosa il fatto che vi mettete a vendere dei prodotti che non valgono nemmeno 40 euro ad un prezzo tipo di 100 dollari, 200. Detto questo, io vi mando un grande bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, a me per niente, perché ragazzi, figuratevi se io in questo momento devo essere pure contenta di quello che ho trovato. Vi mando un grande bacio, vi mando anche un grande in bocca al lupo se siete degli youtuber e volete comprare queste scatole, perché spero che vi capiti qualcosa di meglio che scatole impacchettate in modo orribile. Detto questo, vado a lavarmi le mani, perché peggio malattie. E niente, vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social network, link qui sotto in descrizione. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video e vi mando un grande bacio. Ciao, wow. È incartata con questo scotch ed è molto brutta. Apriamo, secondo me. Oh, e se c'è me lo prendo io. Aspetta, apriamo. No, apriamo. Ma non devi parlare. Vabbè. Che cos'è sta cosa? È una pellicola. Ma è sporca. Beh, ovvio. Ma è sporca pure questa. E stava sempre nei bagni pubblici, tutto questo.
Però gli oggetti smarriti sono, secondo me questo è da reparto oggetti smarriti.